Adesso i giocolieri, direi, della Lega Pro, il Varese che con Sannino hanno un calcio bellissimo. Guardate l'1-0 di Buzzecoli, questo è un ragazzo di grandissime qualità, chissà perché continua a giocare in Lega Pro, questo è il giocatore che potrebbe benissimo sì. fare la B ad occhi chiusi. Vorrei chiederlo anch'io, come un ragazzo del genere, con le qualità che ha, non riesce ancora a calcare campi più prestigiosi. Qua vediamo. Qua il pareggio di Sciannamè della... Da parte della Paganese, il gol di Buzzecoli al 12esimo, al 21esimo il pareggio della squadra ospite, ma al 35esimo Tripoli va a realizzare, lo vedremo tra poco, il 2-1 per il Varese ed inizia davvero il Luna Park Varese, perché avrà dei momenti di fuoco. Pensate un po' voi, al 38esimo Ebagua, al 41esimo Momente, al 45esimo ancora Ebagua, e il primo tempo si chiude 5 addirittura a 1 in favore della formazione di casa. Una formazione che poi in casa si trasforma veramente, le squadre di Sannino sono aggressive, sono cattive, sono sempre determinate, 5 gol sono tanti. Tempo solo è tanta roba. Sì, ma poi tanti giocatori protagonisti, da Bagua a Corti a Puzzecoli, veramente una squadra... Questo è il rigore in casa. Di momento, e poi di nuovo il 5-1 di Bagua, che questo è un giocatore nigeriano che si sta mettendo... Anche per lui 6 gol, in testa alla classifica dei capocannonieri insieme alle noci. Ma per lui nessun gol su rigore, tutti e 6 su azione. Nel secondo tempo ci sarà poi di Ebeco il gol della Paganese al 74esimo, dopo che Ebagua qua sfiora la tripletta prendendo una clamorosa traversa. E poi la reazione con questa bella azione da parte della Paganese, che troverà anche il gol, come avete visto, la palla.